dare il benvenuto agli ospiti che ci vengono a parlare di Roma. Benvenuto Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera. Buonasera. Deputato del PD romano, decide di correre alle primarie del PD per la candidatura a sindaco di Roma. Annalisa Cuzzocrea di Repubblica ed è rimasta con noi Elisa Calessi di Libero. Benvenuta e bentornata. Allora, Roberto Giachetti si candida alle primarie e perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché ho visto che a un certo punto Roma veniva considerata come una macchia nera dalla quale scansarsi e poi perché obiettivamente viene da tutti descritta come un'impresa impossibile e io di fronte all'impresa impossibile... Senta, però si candida alle primarie, però c'è solo lei. Per ora, però tenga conto che io all'inizio ero non solo dubbioso, ero abbastanza restio perché penso che immaginare non solo di superare le primarie ma di diventare magari sindaco di Roma in questo momento sia una questione che va ponderata e bisogna con se stessi dirsi che bisogna mettercela tutta e quindi capisco che ancora da qui al 10 febbraio quando ci sarà il termine di scadenza per le primarie qualcuno ci stia pensando, però sono convinto che invece ci saranno altri candidati. Quello che potrebbe essere il suo predecessore Ignazio Marino dice ma perché candidarsi alle primarie? Tanto uno poi le vince, ma tanto decide tutto Renzi. Avete visto come mi hanno fatto fuori a me? Avevo vinto le primarie, poi Renzi non gli piacevo più e mi hanno fatto fuori. A parte che questo è quello che dice Marino. Vorrei segnalare che Marino... No, ma Marino... Marino dovrebbe spiegare allora perché si è riscritto al Partito Democratico 15 giorni fa. Io l'ho invitato a partecipare alle primarie perché penso che le ragioni sue è giusto che si confrontino anche col popolo di centrosinistra. Se lui decide di partecipare alle elezioni fuori dalle primarie del centrosinistra è una sua scelta che francamente per me è incomprensibile. Segnalo anche che diciamo, si possono leggere in tutti i modi gli avvenimenti, non dimentichiamoci che Marino si è dimesso, poi dopo c'è stato quello che c'è stato, ha ritirato le dimissioni, c'è stata obiettivamente una, diciamo, una vicenda poco comprensibile, però non è che l'ho fatto dimettere io, Marino si è dimesso Elisa lui. Elisa Calessi. Ecco. Ecco, rimaniamo su Marino. Una parte del suo partito, è inutile nascosto, non ha gradito la sua candidatura. C'è stata molta freddezza, tanto che pare addirittura che lavorino a una candidatura esterna al PD. Marino, si parla appunto di Marino. Ecco, lo scenario potrebbe significare che lei non riesca nemmeno ad arrivare al ballottaggio. Ecco, lo preoccupa questa possibilità e si dà una spiegazione del perché c'è questa ostilità nei suoi confronti? Guardi, io le dico la verità. Faccio fatica a darmi una spiegazione di tante cose che sono successe, in particolare a Roma nel Partito Democratico. Però non pensiamo soltanto al ceto politico. Io penso che se a Roma ci sarà una candidatura alle primarie e che diciamo, avrà la possibilità di accedere poi alla campagna elettorale vera, il popolo del centrosinistra saprà dove guardare e a chi fare riferimento se vogliamo veramente riscattare Roma. Il resto ovviamente sono giochi e giochini che purtroppo nella storia della sinistra italiana hanno consumato vittime. Io mi auguro che in questa occasione, forse sulla scorta di quello che è successo in passato, il popolo romano non sarà in grado di... Non teme che possa capitare quello che è accaduto no, in Liguria? Guardi, io non penso e anche devo dirle che non credo che questo riguardi la minoranza del Partito Democratico, che poi diciamo una parte della sinistra con Selle, sì, adesso non mi ricordo come si chiamano, che appoggiano Fassina e che magari potrebbero in qualche modo convergere con Marino, possa, come dire, esserci la tentazione magari per togliersi qualche piccolo sassolino ma o qualche cos'è? Bella che soddisfazione. Ma lei appare come il candidato renziano e questa è una cosa che spacca o no? Ma guardi, allora, innanzitutto io le dico, io ovviamente sono non solo lieto ma felice che Renzi ritenga che io sia una persona adeguata a svolgere questo ruolo. Però guardi che anche rispetto alla minoranza, io a Renzi ho detto di no tante volte e se io non fossi stato convinto di fare, anche perché ci starà il mio corpo e la mia faccia in questa dice, non è che... Io sono contento che Renzi lo pensi, ma le assicuro che se non fossi stato convinto non sarei andato a quando giocare. Quando ha detto no a Renzi? Come dice? L'ultima volta che ha detto no a Renzi? L'ultima volta che ho detto no a Renzi è sulla legge elettorale o sul tema dell'amnistia, per esempio. Annalisa Cuzzocrea, prego. Ma se è davvero così convinto di questa impresa impossibile, perché non lascia la vicepresidenza della Camera, non si dimette? Cioè, dà l'idea di tenerla lì perché non ci crede poi tanto di potercela fare? Guardi, io mi illudo che le parole mie semplici, che sono l'assoluta realtà, poi ovviamente qualcuno ci potrà credere o meno, non coniugate questa scelta col fatto che io devo tenermi la poltrona per chissà quale ragione.
Io penso che la vita politica mi ha premiato della più bella cosa che avremmo potuto raggiungere, cioè fare il vicepresidente della Camera. Credo che generalmente mi viene dato atto che lo faccio anche mediamente bene, anche perché è una cosa che mi piace molto fare. Questo non è compatibile, sicuramente sarà per me, tra virgolette, caricarmi di rendere compatibile il dare e togliere la parola in aula, gestire l'aula con il fare la campagna elettorale. La incompatibilità ci sarà se i romani decidono che io dovrò fare il sindaco di Roma, ovviamente io mi dimetterò da vicepresidente della Camera, ma a me piace farlo e io non vedo per quale motivo non io devo farlo. Io penso che, non so, la Moretti si è dimessa da parlamentare europeo prima ancora da parlamentare per correre in Europa. Sì, ma tanti fanno scelte diverse, io non ho nessun problema a dirgliela chiaramente, per me il problema non è di tenere la poltrona, le posso garantire, poi ci si può credere, non ci si può credere. I romani giudicheranno se il fatto che io abbia tenuto la vicepresidenza della Camera, io ho annunciato alla presidenza Boldrini, e questo sì, di togliermi da qualunque turno dove ci siano dirette televisive, perché è ovvio che quello potrebbe in qualche modo, ma se no per il resto il lavoro di un vicepresidente della Camera che non ambisce a essere, come dire, un grande che non ambisce a grandi pubblicità, è quello di dare e togliere la parola in aula e gestire i lavori dell'Assemblea. Non vedo assolutamente quale incompatibilità ci sia. Elisa Calessi. Uno dei grandi problemi di Roma, stiamo scoprendo, è la macchina amministrativa, cioè quella che dovrebbe collaborare col sindaco. Invece, ultima relazione di qualche giorno fa, annuale dell'anticorruzione, ha fatto una fotografia devastante, cioè parlando di episodi corruttivi nell'ultimo anno in 22 dipartimenti e 15 municipi. Ora, questa situazione non è riuscita a sanarla Marino, non è riuscita a sanarla Tronca, che qualche giorno fa parlava di Moloch immutabile. Perché dovrebbe riuscire a sanarla lei? Che arma ha? Che arma segreta? Guardi, innanzitutto il tema è che noi non dobbiamo mai generalizzare, nel senso che è vero che il fenomeno corruttivo ha investito anche la macchina amministrativa e ci mancherebbe. Però quando parliamo della macchina amministrativa, se non parliamo delle aziende, se no si raddoppiano, stiamo parlando di 25.000 persone. E le posso garantire che su 25.000 persone la stragrande maggioranza sono persone per bene e lavoratori. Si deve porre il problema. Io ho fatto il capo di gabinetto quando siamo arrivati nel 93, la situazione era abbastanza simile. Il capo di gabinetto di chi? Di Rutelli. Di Rutelli, siamo arrivati... sindaco? Sì. Quando c'era già mafia capitale? No, no, c'era corruzione perché c'era stata Tangentopoli. Noi siamo arrivati che c'erano ancora addirittura degli assessori che giravano in macchina per non farsi arrestare. Quindi diciamo, problemi di corruzione c'erano. Però... E lo stesso la macchina e le aziende municipalizzate erano investite in parte di questa vicenda. L'unico modo, se una classe dirigente si vuole fare responsabile di un cambio di passo anche da parte dell'amministrazione, è anche però creare le condizioni per cui chi si è comportato bene in amministrazione non sia sacrificato, umiliato e abbandonato, ma abbia la possibilità di prendere in mano quella parte positiva che esiste e che c'è nell'amministrazione, di prendere in mano insieme alla classe dirigente, alla politica e ai cittadini quella esigenza di fiducia. Sì, ma se la corruzione si è infiltrata così tanto, come si fa a estirparla? Come si fa ovviamente se ci fosse la bacchetta magica? Il pericolo della corruzione, come sappiamo, c'è sempre. Ora, io le potrei dire, così voi mi dite, citi quel nome perché sicuramente viene evocato per dire che risolve tutti i problemi. Però è chiaro che adesso noi abbiamo un'autorità anticorruzione, sicuramente, cioè, io ricorrerò a Cantone per, senta, chiedergli qual è il modo. Lei cita Cantone, prego. Io le cito Verdini, che fa parte, sì, della maggioranza che forma le riforme. Lei porterà con sé la maggioranza che tiene adesso le riforme, cioè sarà il candidato anche di Alfano e di Verdini, o sarà il candidato del PD? La maggioranza si occupa delle riforme, per fortuna si occupa delle riforme. Noi ci occupiamo di Roma e io a Roma sto cercando, fino all'ultimo momento possibile, di fare una maggioranza di centrosinistra. Se invece che è così quella... non fosse? E se non fosse farò la maggioranza con quello che c'è, ma certamente non si pone il tema Verdini, nel senso che Verdini per fortuna in questo caso vota in Toscana, non vota a Roma. Non lui di persona, è chiaro che se sarò il candidato del PD e magari di una coalizione fatta con i Verdi, mi auguro con i radicali, io chiederò comunque il voto ai romani, non è che mi pongo il problema. Oltre alla macchina amministrativa, io mi preoccuperei della macchina del PD, di dove la porta la macchina del PD, perché il PD a Roma è diviso per correnti, commissariato, litiga, chiude i circoli e non fa entrare il suo presidente, è successo a Donna Olimpia, si querelano tra di loro in vari circoli, non si capisce bene perché. Lo stesso sindaco se n'è andato con le firme dal notaio. Lo stesso sindaco se n'è andato, però quello lo davo per scontato, però insomma
nei meandri succede di tutto. E le faccio una domanda che ho fatto a Giorgia Meloni, proprio qui, che pure lei, ma come si candida lei a Roma, con quale classe dirigente? Ed è la stessa cosa, lei che classe dirigente porta alla guida di questa città? Farà uno staff esterno? Prenderà persone del PD? Si fida di qualcuno? Allora, intanto io non giro con la macchina, giro con la moto, quindi c'ho la moto mia e la macchina, diciamo, la lasciamo da parte. Quindi la macchina del PD la lascia nel parcheggio. No, la macchina del PD dovrà fare il PD. Ovviamente io mi candido... Anche Marino girava con la Panda e non è che gli è andata bene. Sì, io infatti giro esattamente per questo vorrei garantire ai romani che io giro con la moto. Poi farò forse qualche infrazione anch'io, ma perlomeno non troveranno la macchina mia battuta a parte. È chiaro che la campagna elettorale è fatta anche per conoscere tante realtà, per avere la possibilità di conoscere. Io mi auguro che la mia candidatura stimoli anche il ritorno alla partecipazione di tante persone che in questi anni o sono state respinte da un sistema del Partito Democratico che ha prodotto danni, e lo sappiamo perfettamente, o non sono state invogliate perché magari non si sono rese conto che c'era la possibilità di partecipare direttamente. Alla fine di questo viaggio io spero di aver incontrato persone che possono arricchire, anche validissime persone che ci sono nel Partito Democratico. Quello che posso dirle e che ho detto chiaramente a tutti è che la giunta comunale, la squadra che accompagnerà il sindaco, la sceglie Roberto Giachetti e nessun altro. Senta, quanto teme che il Movimento 5 Stelle prenda molti dei voti che una volta a Roma andavano al PD? Guardi, diciamo, temere per chi si cimenta una cosa del genere può essere normale, nel senso. Io penso che questo discorso era più preoccupante un mese fa. Penso che le cose stiano pian piano mutando, e non lo dico rispetto alle vicende dei 5 Stelle, che non intendo minimamente, lo dico anche qua, far ricadere su Roma dibattiti nazionali che non mi appassionano, anche per i metodi che sono stati usati anche alcune volte da parte nostra. Ma penso che noi dobbiamo concentrarci su Roma, e la campagna elettorale ci darà la possibilità, sono convinto, di recuperare sicuramente un terreno che abbiamo dietro, ma è assolutamente contendibile. Se devo dire la verità, secondo me è contendibile per tutti e tre gli schieramenti. Ovviamente bisogna vedere che cosa succede. Qual è il difetto dei 5 Stelle, secondo lei? Beh, guardi, il difetto principale è quello di riversare sempre... assolutamente verbale, ma una certa violenza nel linguaggio e nel modo di affrontare le cose. Cioè, loro pagano, per esempio, oggi in tutta la vicenda di Quarto, è che quando succedeva un problema per uno del Partito Democratico erano tutti ladri, tutti corrotti, e ovviamente indietro, gli torna addosso. Elisa Calessi. Allora, i romani vengono da 2 anni di amministrazione Marino disastrosa, e poi c'è stato Tronca, che è un funzionario di Stato, come lei ricorda sempre, e fa quello che può. Perché adesso dovrebbero ridare la fiducia a un candidato del PD? Cioè, lei mi chiede di fare autopromozione. No, guardi, glielo dico semplicemente, a parte il fatto che il giudizio sulla giunta Marino ovviamente può essere variabile, nel senso da seconda dei punti di vista. Beh, insomma, i problemi di Roma non sono risolti, si sono aggravati. Io quello che posso dirle è che ho partecipato alle prime esperienze di centrosinistra con Rutelli, come le ricordavo, prima come capo della segreteria e poi come capo di gabinetto, e credo di avere dato il mio piccolo, modesto contributo affinché quella fosse un'esperienza di grande successo che obiettivamente credo a Roma tutti, magari dopo anni però, si rendono conto di essere stato uno degli esempi migliori. C'è la mia storia. Ho concluso. Prego. L'ultima domanda di Annalisa Guzzagrada. C'è la mia storia di una vita politica. Io posso mettere per chiedere fiducia a quello che sono stato, e poi saranno i cittadini. Ma Rutelli e Veltroni volteranno lei, secondo lei? Guardi, non lo so, diciamo, mi è parso di capire che tendenzialmente potrebbe essere, bisogna vedere anche chi sono gli altri candidati. Io sono molto lieto, glielo dico, sono molto lieto che per esempio Rutelli abbia iniziato, ovviamente essendo fuori dal Partito Democratico, non avendo anche detto ancora si è schierato, però si è messo a lavorare per Roma. Ecco, io mi auguro davvero che siano in tanti quelli che si mettono a lavorare per Annalisa Roma. Annalisa Guzzocrea. Se davvero Marino si presenterà alle secondarie, come sembra di voler fare, cioè direttamente al voto, senza passare per le primarie, con l'appoggio di una parte della sinistra, è molto difficile che lei arrivi al ballottaggio, perché i voti del centro-sinistra si disperdono. Ma se ci arrivasse, lei al ballottaggio con la destra chiederebbe l'appoggio dei 5 Stelle, visto che lei ha un buon rapporto, per esempio ha un buon rapporto col vicepresidente Di Maio, dialoga molto con loro più delle altre persone del suo partito. Guardi, i rapporti personali io sono lieto, non è stato facile costruirli perché all'inizio c'era molta diffidenza. Posso dire che dal punto di vista della stima penso che sia assolutamente reciproco, e questo non può che farmi piacere. Questo non si traduce minimamente in ragionamenti politici. Le dico francamente che no, non credo che chiederei l'appoggio. Io se vado al ballottaggio chiederò l'appoggio
dei cittadini che credono in me, ovviamente. Poi questo non vuol dire in generale che io penso che anche per il bene di Roma il rapporto con l'opposizione debba essere un rapporto più maturo e più, diciamo, teso a raccogliere ciò che chi vuole dare qualcosa per Roma può dare anche dall'opposizione. Quindi io sicuramente, sia nella campagna elettorale, ma se dovessi diventare sindaco, dopo essere diventato sindaco, il mio rapporto con le opposizioni non sarà certamente un rapporto privo di valore di altro. Roberto Giachetti, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro.